fumetto, l'ultima sfida dei pet, il miglior fumetto che potete vedere, l'ultimo dove parla dei pet, potete leggerlo anche senza comprare gli altri e ha anche una delle cose più fighe che potete trovare in un fumetto, dei fantastici sticker da mettere sulla tua cover, letteralmente potete decorare il vostro telefono. Per esempio il mio sticker preferito è questo qui, prendete il vostro telefono, prendete lo sticker e mettetelo sopra e voilà, guardate che bella cover, è super adorabile. Quindi che aspetti? Se vuoi una Robby e i suoi amici sul tuo telefono oppure una fantastica storia, con l'uso in libreria e prendi Robby, l'ultima sfida dei pet, la trovi sia in libreria che su Amazon. Mi raccomando, i veri orsi lo prendono di sicuro. Robby, aiuto, mi devi dare una mano. Ragazzi, rispetto all'ultimo video un sacco di persone mi hanno chiesto una mano su come avere degli oggetti da super ricchi senza spendere praticamente niente, e mi ha colpito un commento in particolare che è di questa ragazza che mi ha raccontato una storia un po' strana. Allora, c'è, io stavo con questo ragazzo da 5 anni, però c'è, ultimamente si è comprato il Roblox e cioè non mi calcola più. Per chi non lo sa, il Roblox è un oggetto che praticamente ti permette di rimuovere la gamba ed ha questo aspetto. La cosa peculiare è che costa, beh, 17.000 Robux, che in soldi reali sono ben 200 euro. Non sono mica pochi, ragazzi, sono tantissimi soldi. E di solito una persona che, beh, gioca a Roblox non credo che se lo può molto permettere, anche se alcuni a quanto pare ci riescono. Cioè, quale ragazza farebbe questo? Quale ragazzo, immagino, voleva dire, farebbe questo alla sua ragazza? Ora, lui l'ha comprato e poi mi ha lasciato. Praticamente questa mia fan è stata lasciata solo perché non ha abbastanza Robux come lui, dopo 5 anni. Io non so se adesso questa tipa sta mentendo, in realtà non stavano da 5 anni insieme. Però, caspita, tu lasci la tua fidanzata solo per il Roblox, secondo me c'è qualcosa in più. Seguimi, ti faccio vedere come si comporta. Tanto lui è online. Sono molto curiosa, ragazzi, nel mentre che andiamo a scoprire effettivamente se questa cosa è vera o no. Ditemi nei commenti se voi è mai successo che qualcuno vi lasciasse solo perché non potevate permettervi delle cose. Ha fatto bene a lasciarmi perché ora siete liberi da una persona tossica, ragazzi. Però voglio molto saperlo. In questo caso iscrivetevi se volete essere aiutati come questa fan in questo video, perché scelgo a volte gli iscritti casualmente dai commenti per partecipare ad alcuni loro problemi e risolverli. Ok, mi ha portato in questo server e ci siamo avvicinati in questa parte del server dove c'è una casetta. Io mi sa che mi metterò qui e lei mi dovrà dimostrare come il suo ragazzo, che immagino che sia quel ragazzo con i capelli bianchi, sia cambiato da quando ha comprato questo Roblox, che poi è molto infantile come comportamento. Eccoli qua, sono dentro e vediamo cosa sta succedendo. Ehi amore, è noto che ha davvero il Roblox, ragazzi. Mamma mia, quel coso costa tanto. Tantissimo. Questa chi sarebbe, scusa? Ancora tu? Ti ho detto di mille volte di non chiamarmi amore. Comunque è mia cugina. Ma non è vero? Senti, ma in che senso? Sto tipo di non vuole più questa sua ragazza perché lui adesso è ricco, figo, ha i Robux, eccetera, eccetera. Però le mente, perché in realtà questa ragazza qui accanto sicuramente ci stavano provando. Sei venuta qui per qualcosa in particolare? Altrimenti vattene. Vorrei capire perché mi tratti così tanto male. E lo chiedi pure, scusa. Cioè, ormai non sei più al mio livello, io ho il Roblox. Ma allora è serio la sua fidanzata quando dice che lui, cioè, letteralmente l'ha lasciata solo perché il Roblox? Tu invece hai un avatar su Brookhaven. Oh mio Dio, seriamente, seriamente? Ora, beh, sparisci, ho da fare con questa ragazza. Ammesso che non è sua cugina, ma terribile, terribile, letteralmente. Come vuoi, letteralmente questo qui sta letteralmente, non lo so, facendo il fighetto in giro solo perché pensa di essere ricco perché ha acquistato letteralmente un oggetto su Roblox. Quanto può essere cringe da sfigato allo stesso tempo? Meglio che ci allontaniamo da qui, seguimi. Hai ragione. E vedremo come risolvere questa situazione, ma ti consiglio di non rimetterti con questo. Bene, siamo scappati da quel posto, adesso mi è tutto chiaro e mi dispiace tantissimo per quello che ti è successo. Senti Robby, ho visto il video dove mostri come avere un headless. Non c'è un modo
per avere il Corblox. Sta riferendo, ragazzi, al video dove ho fatto qualche giorno fa, dove vi ho spiegato come avere un headless in modo completamente gratis o con modi alternativi senza spendere tantissimi Robux qui su Roblox o su Brookhaven. Bene, questa sarà una sfida anche per me. Cercherò un po' in giro su, TikTok o in short per vedere se qualcuno ha dei metodi per avere un Corblox in qualche modo. E andiamo al metodo numero 1. È stata una sfida molto difficile, ma adesso vi mostrerò tanti metodi per averlo e speriamo di trovarne uno che ci assomiglia il più possibile. Cominciamo dal primo, che è semplicemente utilizzare un codice. Questo codice ci permetterà di avere la stampa per Corblox sulle nostre gambe, ed è esattamente questa qui. Vi devo dire che in realtà non fa un bellissimo effetto, però per chi proprio non vuole spendere niente, è abbastanza simpatico andarci in giro, secondo me. Beh, devo dire che non è proprio quello che mi aspettavo. Sì, hai perfettamente ragione, però questa è l'unica cosa che si può fare praticamente gratis. Ti faccio vedere altri metodi però per farlo un po' più somigliante, spendendo sempre pochissimi Robux. Andate su modelli e cercate questo modello, che è un modello gratis, è praticamente il corpo di questa ragazza che si chiama Parker. Una volta preso il modello gratis, vi dovete selezionare solo la gamba sinistra, quindi, ragazzi, di Parker dovete avere solo questo pezzo di gamba. Cercate poi scheletro ciano ricolorato gamba, ed è questa gamba che fece questa specie di vestito in 3D che vi permetterà di avere una gamba che sembra molto simile al Corblox. Una volta comprato, lo mettete sopra la vostra gamba e l'effetto è qualcosa del genere. Devo dire che comunque sembra un oggetto comprato, che sembra tipo la parte più lunga del Corblox. Non è perfetto, però fa la sua bella figura. Ah, è molto figo, però è troppo lunga. Sì, hai ragione, è molto lunga, anche perché il Corblox è davvero piccolino. Allora mi sa che dobbiamo spendere un po' di più. Non importa quanto spenderemo, però nel senso sarà sempre di meno di 17.000 Robux finché non troveremo la versione perfetta. Un altro metodo che ho trovato e che è molto utilizzato dalle persone per fare, insomma, il Corblox è comprare questo modello, che si chiama Spaventapasseri Pirata. Costa 400 Robux, però mettendolo sempre a paragone a quanto costa l'altro, non è tanto. E cosa ci serve fare? Compriamo il corpo e in più dobbiamo comprare anche un'altra cosa. Questo, che è una gamba infetta blu ricolorata. Cosa fa? Praticamente la parte inferiore dell'avatar, che è questa qui, verrà ricolorata con questo oggetto di blu e nero e assomiglierà al Corblox. Adesso noi lo compriamo e adesso ci basterà montare il nostro avatar in quel modo. Quindi andiamo in corpo, andiamo sulla gamba sinistra, destra, penso che sia a destra in realtà, gamba destra, e mettiamo la gamba da pirata, questa qui esattamente, e poi ci mettiamo la gamba infetta blu ricolorata ed il risultato dovrebbe essere qualcosa di molto simile al Corblox. Ragazzi, non è uguale al Corblox, ma fa un effetto fighissimo. Cioè, ma mamma mia, non potresti assolutamente confondere una cosa del genere. E adesso facciamolo mettere anche alla nostra fan che ci ha richiesto aiuto. Mamma mia, ma è troppo figo, ma a questo punto me lo lascio così davvero. Allora, che ne pensi di questo risultato? Secondo me è una grandissima figata. E effettivamente sembriamo che tutte e due abbiamo un Corblox senza aver speso 17.000 Robux. Ma pochissimi. Oddio, è molto simile. Ora voglio subito farglielo vedere. Beh, allora, andiamo dal tuo ragazzo, dal tuo ex ragazzo, e vediamo come reagisce a questo Corblox. Mi ha portato letteralmente alla casa del suo ragazzo, l'abbiamo trovata, e adesso vediamo quale sarà la reazione. Io devo dire che è molto molto bello. Ecco, lei è entrata senza chiedere il permesso, niente, proprio diretta, non gliene frega niente, gli deve far vedere il suo nuovo Corblox. Beh, la differenza si vede, ragazzi, è molto molto lungo e tocca a terra. E tu che stai facendo qua, scusa? Ma cos'è quel coso che tieni alla gamba? È un altro tipo di Corblox, ti piace? Ew, no! È tipo quello, oh mio Dio, non lo leggerò, non ha senso. È pezzotto, non so cosa voglia dire. Ma perché? Cos'è che non va? Cioè, scusa, ha la stessa forma e colore. Infatti, nel senso, cioè, non ho capito, è il valore che cambia la situazione, non l'oggetto. Non è bello averlo e basta, perché fa figo nel proprio avatar. È solo un po' più grande, è troppo lungo, ma proprio si vede. Guarda, sinceramente io non ce la faccio più. Invece di spendere qualche soldino, hai preferito fare la versione dei poveri del Corblox. Non ti aspettavo così, povera. Ehi, vedi che comunque i suoi Robux li sono costati, ed è la cosa più simile che si può trovare
sociale senza spendere 17.000 Robux. Non voglio vederti mai più, ora sparisci. Ma tu mi amavi, cos'è successo ora? Ti amavo solo perché ero povero, come te. Ora voglio solo le tipe ricche. Ora, per favore, davvero, vattene. Oddio, l'ha bannata! L'ha bannata, ragazzi! Non ci posso credere! Ha bannato quella ragazza con cui è stato 5 anni! Ora, che siano 5 anni o no, ma ti pare che è modo? Ragazzi, pensavo che questo Corblox fosse molto molto simile a quello che aveva lui, ma a quanto pare non è bastato. Mi sa che proprio questa versione è troppo grande. Abbiamo bisogno di qualcosa di più piccolo. Oh no, ho trovato la mia fan che piange qui al centro. Che succede, tesoro? Perché stai piangendo? Non ce la faccio più. Lui, beh, non mi ama. Questo l'avevo capito fin dall'inizio. Ma ascoltami, tu non devi prenderti un Corblox solo per farti riamare, ma per fargli capire che non sono i soldi che letteralmente comprano l'amore. Non vorrai seriamente rimetterti con un caso umano del genere? Senti, possiamo farcela. Io non riuscirò mai a comprare il Corblox, sono troppo povera per questo. I miei genitori non possono permetterselo. Ma vedi che non è una questione di essere poveri. Non penso che nessuno si possa permettere di spendere 200 euro su un gioco. Sono alcune persone, non c'è niente da criticarle, almeno che non sbattono la ricchezza in faccia agli altri. Quello non è giusto. Beh, Roby, non ci sta nient'altro da fare. Questa versione non va bene. Effettivamente, adesso non me ne vengono di altre idee. Sembra tutto perduto. Sembra che non riuscirò per la prima volta ad aiutare una fan. Finché non ho trovato un sacco di video e short dove spiegano come averlo, finalmente. Ebbene, adesso ragazzi vi mostrerò come avere un Corblox perfettamente identico spendendo praticamente pochissimo. Per prima cosa cerchiamo un oggetto che si chiama Black Timb, ed è questo pezzo praticamente rettangolare che, messo una volta sul nostro avatar, ci farà sparire la gamba. Come altro oggetto dovete comprare questo avatar che si chiama pagliaccio. In realtà non si chiama pagliaccio ma Skelly. Cercate nella barra di ricerca Skelly e in teoria vi spuntate subito il primo scheletro. Ci servirà perché creerà il bug che ci serve. È solo un altro po' di Robux, ma fidatevi che se volete avere un Corblox che non costa 17.000 Robux, questo metodo è perfetto. Ora cosa succede? Se mettete le gambe da scheletro insieme all'arto nero che abbiamo, il cubo nero che abbiamo comprato, il risultato sarà questo. Come potete vedere, ci siamo letteralmente buggati. Non abbiamo più le gambe e l'unica cosa che si vede sono dei miseri piedini che, ragazzi, vabbè, non li nota nessuno, ragazzi, non abbiamo le gambe! È fantastico, questo bug ci fa, con questo oggetto ci fa sparire le gambe. Ma non finisce qui, perché noi vogliamo il Corblox. Cercando ricolorata nel marketplace troviamo tutti questi pezzi che si possono mettere praticamente sopra il Corblox, ma noi non l'abbiamo e comunque li utilizzeremo lo stesso. Ci sono diversi colori, ma quello originale ovviamente è questo qui, che è quello che somiglia a quello, beh, reale. Questa è una versione, ma secondo me è quella più realistica. E sinceramente questa qua, e costa anche di meno, quindi prendiamo questa. Ed ecco qui che abbiamo il Corblox. Cioè, in teoria funziona solo se avete le gambe trasparenti. E come altra cosa dobbiamo comprare lo stivale 3.0 gamba coscia sinistra. Una volta comprato dovete mettere il gradiente Corblox, che è questa cover. Ah, mi sono scordata di dirvi una cosa. Per praticamente farlo comparire dovete avere la gamba destra versione scheletro, mentre la gamba sinistra dovete deselezionare tutto e non selezionare praticamente niente. E il risultato è questo. Questo è perché dobbiamo selezionare due oggetti contemporaneamente. Se non riuscite a metterlo perché non siete dal PC, andate su Roblox Catalog, andate su abiti della comunità e cercate Roby Corblox. Vi dovrebbe spuntare questo. E per avere questa combinazione fate Save to Roblox, ovviamente avete comprato come prima quello che vi ho detto, e poi schiacciate Save as my avatar Roblox. Automaticamente vi metterà le gambe messe in questo modo, se avete ovviamente comprato tutto quello che vi ho detto all'inizio. Però se lo vedete così fa schifo, perché la gente vi dice: dov'è l'altra tua gamba? Abbiamo una soluzione, abbiamo comprato prima per l'appunto uno stivale. Quindi selezioniamo il nostro stivale nero sinistro. Stessa cosa se non riuscite a selezionarli entrambi, mettetelo sempre sempre sul catalogo, cercate Roby Corblox 2 e fate il precedente di prima. E questo è il risultato finale. Ragazzi, abbiamo speso pochissimo
pochissimo, pochissimi Robux ed ho un Corblox al 100%. Se volete che non si vede questa gamba così, potete anche rimuoverlo. Però ragazzi, chi mi può dire che non è un Corblox quello? Cioè la gamba è quella, ragazzi. Lei ha deciso di metterlo senza la gamba perché pensa che sia ancora più realistico. Ed effettivamente, come dici, no? Oddio, che ne dici? Sembra vero! Sì, infatti, direi che ce l'abbiamo fatta. Io che pensavo che non ci fosse soluzione. Dobbiamo subito andare da lui. Eccoli qui, ed ecco la ragazza di prima. Ed eccola che va all'azione. Mamma mia, quel Corblox sembra troppo vero, ragazzi. Ehi! Oddio, lo puoi dire forte, ragazzi, guarda, avviciniamoci. Sono pressoché identici. Addirittura questo è un po' più decorato, ma si può cercare anche quello identico con lo stesso disegno. Lei ha deciso questo. E quello te lo sei comprata? Eh sì, già. Hai visto, eh? Ora sì che possiamo stare insieme. Sai che alla fine stavo scherzando. Ma in che senso? Oh, levati subito. Sì, bravissima, non far... Cioè, si è rimesso con lei solo per... Perché ha, secondo lui ha di nuovo i soldi. E io, scusa? Tu puoi andartene, sì, tipo giocattolino, ragazzi. Sei solo uno, quello che si merita che ha scritto. Non ti voglio mai più vedere. È uscita, no? Mi dispiace tantissimo per quella ragazza. Ah, e ora che farai? Che vorresti dire, scusa? Ci rimettiamo insieme, no? Ma neanche per sogno. Non voglio stare con uno che pensa solo alle cose materiali. Non farti più vedere. Ragazzi, mi sa che abbiamo ufficialmente aiutato la nostra fan. Abbiamo scoperto come avere un Corblox senza spendere tantissimo. E se avete bisogno di aiuto, mi raccomando, scrivete nei commenti. Ovviamente non potrò aiutare tutti, ma qualche volta potrei fare video del genere.